Fisse, manuali, motorizzate, queste sono tre caratteristiche appunto delle reti e non soltanto, anche delle doghe. Cosa dobbiamo fare attenzione quando andiamo a comprare una rete da letto e soprattutto se soffriamo di lombalgia, che è una delle patologie più frequenti della schiena, come può venirci in aiuto proprio la nostra doga e la nostra rete? Allora leggiamo subito il titolo perché mi piace moltissimo: rete a letto con una sconosciuta. Oggi la renderemo conosciuta. Lo facciamo con Marco Piccoli, che è esperto appunto di articoli per il riposo, e con la dottoressa, professoressa, Diana Piazzini, che è fisiatra e docente alla Cattolica di Roma. Benvenuti. Allora, intanto, le reti in commercio appartengono a due categorie, quelle di legno e quelle di acciaio. Iniziamo subito dal legno e mi devi dire di che materiale, cioè di che legno è fatto. Faggio e betulla. E betulla, perfetto. Esistono queste due tipologie di legno. La betulla è un legno povero, poco resistente e poco elastico, quindi viene utilizzato solitamente per contenere i costi. Il faggio, invece, è il legno consigliato e ha ottime caratteristiche sia di resistenza che di elasticità. Quindi dobbiamo, in teoria, dovremmo prediligere il faggio, ma allora su che cifre siamo? Diciamolo subito, perché quando andiamo a comprare una rete dobbiamo saperlo. Assolutamente. Una rete singola con il telaio in faggio costa sulle 90 euro e una matrimoniale sulle 180, quindi il doppio. Sulle 180, quindi ripetiamo, qual è il legno, diciamo, che dobbiamo... Il faggio. Allora, la rete da letto è un elemento fondamentale non soltanto per il nostro riposo, ma anche per la nostra schiena, e lì arriviamo alla patologia. Anzi, parliamo adesso di doghe, dalle reti alle doghe, quindi larghe o strette. Che cosa dobbiamo imparare a controllare quando andiamo a comprare reti e doghe? Sì, innanzitutto la scelta tra una doga larga e una doga stretta dipende dal materasso che andremo ad abbinarci. Quindi, quando parliamo di doga larga, intendiamo 7 cm. 7 cm, ce l'abbiamo qua sul tavolo, perfetto, la vedete? Quella stretta invece? Quella stretta invece è circa 4 cm, 3,8 per la precisione. Allora, la differenza tra le due, poi bisogna anche vedere se sono inarcate o piatte, perché sì, probabilmente questa è la prima cosa da guardare quando andiamo a comprare le doghe. Devono essere inarcate, signori? Assolutamente, perché? Questo è un fattore che va controllato, e anzi bisogna controllarlo anche durante il periodo che la rete è a casa, sì, perché essendo inarcata riesce a sostenere al meglio il peso del materasso e della persona. Quindi in teoria quando si va in un negozio a comprare le reti devono essere inarcate e poi anche rivestite da pellicola e verniciate. Così capiamo che comunque ci stanno vendendo una doga nuova e non una vecchia. Assolutamente, quindi vediamo la verniciatura, sì, che non permette di assorbire l'umidità al legno e quindi di alterare le sue caratteristiche. Quindi è necessaria una verniciatura o una particolare pellicola che vada a proteggere appunto dall'assorbimento dell'umidità. Allora, lei diceva largo o stretto in base al materasso, e quindi? Sì. Come possiamo capire se abbiamo bisogno di una rete, di una doga larga o di una doga stretta? La doga larga è tipicamente più sostenuta e meno flessibile, e quindi si addice maggiormente ai materassi a molle, sia tradizionali che indipendenti. E invece? E invece la doga stretta, che viene montata su questi particolari ammortizzatori. Adesso li vediamo. Questi, sì, qui. È molto più flessibile, sì, e quindi si adatta maggiormente al materasso, che allora sarà in memory. Quindi materassi, noi ne abbiamo già parlato tempo denaro, sia di materassi che di cuscini, ma vediamo appunto le reti di ultima generazione. Lui ha mostrato un ammortizzatore, si chiama anche placca o piattello, vero? Sì, sono due sinonimi. Si possono chiamare in tutti e due i nomi. Questo è considerato l'ultima generazione nel campo delle reti. Allora, cosa sono? Abbiamo anche una fotografia. Quando sono utili, quindi? Col materasso memory, come ha detto lei, o con materassi di nuova generazione? Assolutamente sì. Perché sono tanto utili? Perché questi riescono ad adattarsi perfettamente all'ergonomia del materasso e quindi all'ergonomia di ognuno di noi che ci dorme sopra. Perfetto, e quindi si dormono sonni tranquilli, non soltanto, ma la nostra schiena è al sicuro. Assolutamente. Poco parleremo... Allora, vediamo invece...
invece ancora quali sono le reti, tre versioni ne abbiamo, e quindi fisse, manuali e motorizzate. Abbiamo una fotografia, le descriviamo velocemente. Qual è la più comoda e a quale si consiglia diciamo la motorizzata, la terza? Ecco, fissa, manuale, motorizzata, certo. Le stiamo vedendo, prego. La rete fissa è una rete statica, senza nessuna possibilità di movimento, ed è la classica che conosciamo tutti. Sì, poi la manuale? La rete manuale permette, tramite un meccanismo a mano, di sollevare... Manovella? Manovella, oppure anche tipo click. A mano? Sì. Di alzare la testa o i piedi. E quella motorizzata è quella la più comoda? È quella più confortevole, quella che consigliamo a tutti, in quanto tramite un telecomando riusciamo ad sistemarci comodissimi nel nostro materasso, ed è consigliata soprattutto per... A chi soffre di quali patologie, dottoressa? Prego. La motorizzata. La motorizzata è perché la manuale è faticosa a volte. È faticosa, esatto. Quindi non va bene, perché si fanno dei movimenti anche con la schiena a volte non adatti. Lo dica invece lui che le vende, quindi non... Però la motorizzata... Certo, devono essere molto leate, io penso a quelle degli ospedali, che ecco, a volte infatti, sono più pasta. Però la motorizzata va bene per chi soffre benissimo. Di varie la può gestire anche dal letto molto bene il paziente. Quanto costano? Perché forse è l'unico deterrente, prego. Come abbiamo detto prima, le singole statiche vengono dai 60 euro per l'acciaio, 90 euro per quella in faggio, quella manuale viene dai 190 euro per quella in acciaio e 250 euro per quella in legno, e fino ad arrivare alle motorizzate, dove si parte dalle 400-450 euro per quella fino in su, 500, diciamo. 600. Allora, sulle reti da letto dobbiamo sapere, abbiamo imparato che cosa? Che quelle in legno e di faggio sono più resistenti, abbiamo anche riassunto, vediamolo. Le doghe devono essere inarcate e verniciate, mi raccomando, non piatte. Placche e piattelli offrono un sostegno perfetto, soprattutto per i materassi di nuova generazione. Grazie a Marco Piccoli per essere stato con noi.